Nel 70 d.C., 37 anni dopo la risurrezione e l'ascesa al cielo del Signore Gesù, l'esercito romano conquistò Gerusalemme. Il popolo ebraico in diaspora iniziò a vagare sulla terra dopo essere stato cacciato dal territorio di Israele. Sebbene avessero perduto la loro madrepatria, gli ebrei portarono con sé il Vangelo del Regno dei Cieli del Signore Gesù, che fino ad allora non aveva varcato i confini della Giudea. E ne furono portavoce, diffondendolo in ogni angolo del pianeta. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Lui, giusto per gli ingiusti. È davvero tornata in vita! Ce l'ha fatta! Alleluia! Alleluia! Si è ringraziato il Signore! Alleluia! Il Signore abbia misericordia di me. Le mie gambe sono guarite! Sono riuscito ad alzarmi! Cammino! Oh, Signore, abbi misericordia di tuo figlio. Si è alzato! Sì, è un crapo! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Dobbiamo proclamarlo. Qui bisogna far sapere che la sapienza di Dio oltrepassa i cieli. E i suoi atti sono portentosi. Oltre ogni credere.